Benvenuti a tutti a questa nuova puntata del DJI News. Passiamo immediatamente con la scaletta della settimana, identica alla scaletta della settimana precedente, perché scelta da voi. Quindi, martedì avremo il vlog di Dark Heresy, seguito mercoledì da una nuova puntata di Gothic. Stiamo sempre avanzando di più nella storia, ormai ci siamo quasi, finalmente ci caleremo nella miniera nuova nelle sue viscere, cercando di non buggarci a morte. Giovedì invece avremo i vlog di D&D, il più richiesto tra i vlog sul nostro canale, mentre venerdì avremo un'altra puntata di Gothic 1, nel tentativo di riuscire a concludere velocemente la serie per iniziare qualcosa di nuovo. Ma passiamo al messaggio promozionale. Se ti interessa vedere sempre più video, prodotti, fumetti di The Evil Company e Dice Games Italia, beh, non ti resta che diventare Patreon, così tutto questo diventerà possibile. Che aspetti? Vai al link. Ciao a tutti ragazzi, beh, questo è il 19° DGA News. La scaletta l'ho già detta, spero che vi faccia piacere, ma non preoccupatevi, stiamo comunque lavorando per organizzare qualcuno degli eventi speciali di cui vi avevamo parlato, stiamo semplicemente iniziando a tirare un attimo le fila per vedere un attimo cosa si può fare, quando lo si può fare, ecc. Per ora diciamo che proseguiamo con una scaletta abbastanza easy, senza live per il momento, ma prossimamente sicuramente qualcosa si muoverà. Detto questo, passiamo direttamente alle novità. Una delle novità la vedete qui sotto, se è partita, ed è un breaking news, quello che solitamente l'ETG è il breaking news, le ultime ore, oppure diciamo le notizie sintetizzate che compaiono sotto nei vari TG. Perfetto, ho voluto inserirle anche nel DJI News e quindi le trovate qui sotto. Per ora mi stanno aiutando i veterani di DJI per, diciamo, trovare delle notiziole da inserire qui sotto. Di che tipo di notizie parliamo qui sotto? Notizie goliardiche, né più né meno, in puro stile DJI. Sono notizie magari che sono gag, sono qualcosa, diciamo, che va a riprendere qualcosa nella realtà, aneddoti e altre questioni riportate in piccole notizie, piccole, diciamo, pillole di notizie qui sotto. Ovviamente a tema abbastanza goliardico, ma che in alcuni casi potrebbero andare a mischiare notizie vere con temi goliardici, come appunto la notizia qui sotto, non so se è già passata, del fatto che il mondo GDR mette in sconto il manuale I Giorni delle Fiamme perché già faceva troppo caldo. E nessuno lo voleva comprare con questo caldo. Quindi è una notizia vera, perché in effetti è scontato sul mondo GDR manuale Giorni delle Fiamme, non per il motivo in cui è scritto. Spero di avervi spiegato abbastanza bene il ragionamento che ci sta dietro questo. Se avete in mente delle breaking news interessanti, carine, secondo voi, che qui sotto potrebbero starci, beh, sotto i DJI News. Mettete dopo l'hashtag Breaking News, DJI Breaking News, con DJI in maiuscolo Breaking News, dopodiché mettete la vostra frase per la Breaking News. Mi raccomando, frasi molto brevi, veramente brevi, sintetizzate, perché altrimenti non le possiamo usare. Ma se tra quelle che scrivete ce ne sono alcune che ci piacciono, sicuramente le andremo a prendere e le inseriremo nei vari DJI News. Spero che la cosa vi piaccia. E diciamo prenda piede perché mi piaceva molto come idea e quindi spero che piaccia anche a voi. Ma passando a notizie più serie sul mondo dei giochi di ruolo, la GG Studio è lieta e sta per lanciare la prima campagna di Kickstarter prevista per il 24 luglio, mai fatta dalla GG Studio. Cosa intende fare? Il loro obiettivo è quello di tradurre in inglese Enascentia, un'ambientazione italiana esclusiva fino adesso per l'Italia di Savage Worlds, che intendono far conoscere anche all'estero. E quindi la campagna di crowdfunding serve per realizzarlo in inglese e farlo arrivare all'estero. Non ci resta che augurare buona fortuna al GG Studio per raccogliere tutti i soldi necessari per i vari traguardi della campagna di crowdfunding. Vi consiglio di darci un'occhiata anche perché ci sono svariati gadget e
extra che potete avere anche se di base l'edizione in inglese non vi interesserebbe, ma ci sono la possibilità di avere dei gadget esclusivi della campagna che non hanno problemi di traduzione o meno, o comunque minimali, che verranno fatti apposta per la campagna di crowdfunding, e quelli potrebbero interessarvi. Quindi per cui vi consiglio di darci un'occhiata e ovviamente di supportare mettendo mi piace alla campagna di crowdfunding e ricondividendo la campagna di crowdfunding per spronare, diciamo, la comunità internazionale a capire che in Italia, dall'Italia, possono uscire prodotti interessanti. Ma andando avanti, piccola notizia, la Weird Edizioni ha aperto il pre-order anche per un nuovo manuale di Numenera, opzioni del personaggio. Avevamo già parlato della guida del giocatore tempo addietro, ma adesso siamo alle opzioni del personaggio. Questo è un nuovo volume che aggiunge nuovi contenuti, alternative, praticamente aggiunge nuovi focus, nuovi descrittori, svariate altre cose per, diciamo, rendere ancora più personalizzabile la creazione del proprio personaggio. Ma passiamo a questo punto agli eventi. I prossimi eventi. Allora, le cronache di Populon lo troverete con la demo in gradio spezzato venerdì 22 luglio a The Barrow Pub ad Ayana il prossimo weekend, o meglio venerdì all'inizio del prossimo weekend. Dopodiché avremo Nameless Land dal 24 al 26 luglio, che parteciperà alla festa dell'unicorno di Vinci nell'omonima città, dove avranno i loro manuali, saranno forse vestiti da cosplay, soprattutto quelli, sapete, quelli con gli stracci, pochissimi stracci addosso in modo da avere il meno caldo possibile, quel genere di costumi. Insieme ci sarà sempre alla festa dell'unicorno di Vinci, ricordiamo, l'evento La Borsa Conservante, che festeggia il compleanno di Registro Italiano Giocatore di Ruolo. In descrizione trovate tutte le informazioni dell'evento, ma per ricordarvi è praticamente una pesca che verrà fatta lì direttamente con svariati premi di prodotti di giochi di ruolo, giochi scatola e simili. Quindi non mancate di partecipare se soprattutto volete provare ad accaparrarvi la collezione di Nameless Land, manuali di Nameless Land o quelli di Anime e Sangue firmati dagli autori. Interessante. Andando avanti, abbiamo la Dreamlord Press, la Black Box Games e Fate, che il prossimo evento sarà il 25 e il 26, quindi il prossimo weekend, saranno al castellogames.it. Tra l'altro, io ho appena notato adesso una cosa, credo di aver dato una data sbagliata, perché in realtà non è il venerdì 22 luglio al The Barrow, ma sarà il venerdì 24 luglio al The Barrow, visto che il 24 è venerdì. Quindi per cui mi hanno dato una data sbagliata, maledizione, vabbè, il 24. Ma andando avanti, vi ricordo inoltre dal 25 luglio al 2 agosto che l'associazione Aleato organizza il torneo annuale di GDR con l'avventura Le Guglie nella Cattedrale. Nameless Land mette, è lo sponsor ufficiale, e mette i premi in palio che sono i loro manuali. Mentre il 1 agosto al Wally's Pub Comics ci sarà il primo evento comics a Sale, in provincia d'Alessandria, dove saremo presenti noi di Devil Company, io in veste di Ice Games Italia, non credo che ci sia altra, ce ne saranno altre di DGI, insieme ai ragazzi di Nolens, di cui abbiamo già parlato in un precedente DGI News, che realizzano fumetti a tema fantasy con una loro particolare ambientazione. Quindi ovviamente con Devil Company è perfetto come argomenti in pratica. Passate a trovarci, in descrizione trovate tutte le informazioni a riguardo, qua a fianco trovate il manifesto dell'evento. Spero di vedervi in tanti, quelli che avranno il coraggio di sfidare la calura del primo agosto, di vedervi lì. Sarà una giornata molto easy, se avete voglia di passare per scambiare quattro chiacchiere, anche più di quattro chiacchiere, siete più che benvenuti. Se portate anche qualcosa di fresco da bere, mamma mia, vi spupazziamo tutti. Ma andando avanti, le cose da ricordare. Vi ricordiamo che il contest di Nameless Land, il Dead Chuck Contest, si è allargato ad ulteriori tre premi per il suo contest. I tre premi riguardano i primi tre classificati,
che vinceranno anche una one shot su Dice Games Italia a tema ovviamente Nameless Land. Quindi non mancate e andate a vedere il contest e partecipate, mi raccomando, al contest. Non sono richieste e grandissimi doti artistiche, ma semplicemente quell'originalità che può farvi risaltare rispetto agli altri. Poi vi ricordiamo il sondaggio del prossimo vlog, perché di settimana in settimana siete voi a scegliere quale vlog fare. Per quelli che si sono lamentati in alcuni casi e hanno suggerito magari di eliminare gli ultimi vlog che sono stati fatti la settimana precedente dalla scelta, ricordo una cosa: se la maggior parte dei voti punta verso alcuni vlog, anche se vengono continuamente fatti, è perché evidentemente sono quelli che interessano maggiormente. Se non vi piace la cosa, mettetevi d'accordo, comunque convogliate verso altri vlog, piuttosto che disperdere i voti. Vedete un attimo come va e cercate di convogliare i vostri voti in una direzione piuttosto che un'altra, in modo da ottenere magari alcuni vlog differenti. Ma di base, per il momento, io punto soprattutto a seguire quello che a voi interessa ascoltare da parte mia, perché evidentemente interessa a voi. Perché non dovrei seguirlo? Andando avanti, il prossimo stiamo portando avanti anche il sondaggio per il prossimo gioco di ruolo da recensire su Dice Games Italia. Per ora il sondaggione lo sta vincendo a mani basse Savage Wars, manuale base andrò a recensire come prima cosa. Ovviamente è inutile recensire le espansioni se prima non recensisco il manuale base. Sta di fatto che però non è ancora detta l'ultima parola, quindi potete ancora ribaltare il risultato. Mi raccomando, il potere è in mano vostra, perché i voti vostri decideranno quale sarà il prossimo gioco di ruolo da recensire, o quantomeno quali saranno i prossimi giochi di ruolo da tenere d'occhio per quanto mi riguarda, perché probabilmente vi interessano e volete che non li recensiamo. Quindi per cui, mi raccomando, votate anche magari quelli che non stanno vincendo, ma per far vedere i propri voti e far capire cosa al nostro pubblico interessa prossimamente. Poi, sconti e offerte della settimana. Vi ricordiamo che Nameless Land vi sconta il manuale I Giorni delle Fiamme, giusto perché non fa abbastanza caldo, quindi un manuale bello caloroso è la cosa giusta che fa per voi. Trovate tutte le informazioni in descrizione per avere lo sconto da utilizzare per l'acquisto del manuale. Mentre Mondo di GDR, vi ricordiamo che offre la possibilità degli XP, che adesso valgono 10% di sconto e non più il 5%. In più ci sono svariati prodotti che adesso danno il doppio di XP o permettono di ottenerne il doppio. Quindi questo per festeggiare il nuovo sito di Mondo GDR. In più c'è un coupon che potete utilizzare, il codice è Quinta Marcia. Inserite il coupon e potete avere degli sconti da utilizzare sul nuovo sito di Mondo GDR. Inoltre c'è in offerta il manuale di Vampire The Masquerade 20° anniversario. Fateci un pensierino se siete interessati, perché soprattutto con tutti questi sconti in atto forse è il momento ideale per ottenere questo manuale scontato. Ma passiamo alle frequent ask question. Ce ne sono state poche questa settimana. La domanda a cui voglio rispondere è quella di Jack96 Marty, che mi chiede: ciao Master, volevo domandare se avevate in progetto di prendere il manuale della Guardia dei Topi. Mi piacerebbe l'ambientazione e credo che comprerò i fumetti, però avevo dei dubbi sul GDR. Sarà simile a D&D oppure sarà totalmente diverso? Allora Jack, sì, noi puntiamo a recuperare una copia della Guardia dei Topi. Ci piacerebbe molto riuscire a recuperare una copia di questo manuale. A Luca ci inizieremo a dare soprattutto un'occhiata, magari mi farò anche spiegare qualcosa del gioco di ruolo quando finalmente tutto si potrà rivelare, o forse ci verrà spiegato qualcosa di più direttamente dalla Weird nelle interviste che faremo in preparazione di Luca da settembre. Detto questo, ti posso anticipare che per alcuni versi è molto differente da D&D. Ci sono alcune meccaniche che lo rendono veramente tanto differente da D&D come esperienza di gioco. In altri ambiti, ovviamente, lo ricorda perché punta comunque quasi a un fantasy e quindi diversi elementi possono ricordarlo, sebbene in una versione molto più semplificata, perché non punta alle regole ma più all'interpretazione. Poi, con questa ultima risposta, credo di aver finito.
fatemi sapere se vi piace questa idea del breaking news da inserire sotto i vari, sotto i DGA news. Fatemi sapere se vi piace, che nel caso mi piacerebbe molto ampliarlo con svariate notizie da mettere in sovraimpressione durante le, durante il DGA news. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere qual è la vostra preferenza per i vari, per i prossimi giochi di ruolo da fare, cosa vi piacerebbe, cosa vi incuriosisce. Se voi state trovando notizie in rete, ricondividetecele sulla pagina Facebook o sulla, o sul qua sotto nei commenti. Se avete notizie su giochi di ruolo, eventi o altre cose, ricondivideteci, aiutateci a migliorare il DJ News. Ne saremmo fierissimi, saremmo contentissimi e soprattutto molto fieri di voi, perché comunque vi dimostrate i migliori fan in assoluto e soprattutto i migliori followers, perché aiuteremmo tutti quanti insieme a creare un prodotto sempre più completo e, beh, cazzone rimarrà sempre un po' cazzone, ma di base comunque più professionale. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo DJ News o in settimana durante i video. Ciao a tutti, bagai! Sale, in provincia d'Alessandria. Sì, già Sale mi fa di caldo.